Ci si sta bene qui, tutto parla d'amore. Quando sento queste bestie parlano tra loro, mi viene sempre in mente il mio fidanzato. E l'aria di maggio ti fa peccare. Ui, me, dove è andato il bimbo? È la Viola? Filiberto! Si ama Berto, ma io lo chiamo Filiberto perché dice, guantavo fili, un istarritto, fare una lisca, c'ha certe gambe, sembrano la forcella davanti della vicinetta. Oh, Filiberto! Vai, lo vedi, te lo dicevo, cascavi nella vasca? Hai fatto un viaggio tu servizi? Io mi ero scordata di lavarti il collo. Oh, ma mi tocca stare sempre a bocca aperta? Figurati, lì c'è anche piano di mosche. Uè, di chi è quel bambino? Guà, mi pareva impossibile. Alla grazia di Bob e Taylor, no, uno è mio. E allora, di chi è? Ma, vedrai sarà di sua madre, eh? Grazie tante, e sua madre chi è? No, non posso sapere nulla, sarà la sua genitrice. Guarda che io sono la gente. Ma che gente? O tu sei solo? Beh, io sono il vigile di servizio tutto il giorno. Ah, senti, io invece sto a mezzo servizio. Ma si può sapere cosa vuoi? Che voglio? Voglio farti la contravvenzione, perché il maschietto è salito in coppa all'aiuole. Sai, lui fa parte dei lanottieri, quando vede l'aiuole ci monta sopra e si dà al largo. Beh, fai pure la spiritosa, guarda che io sono il funzionario che sta funzionando nel funzionamento delle sue funzioni. Accidenti, è proprio di funzione lunga. Non fare soliloqui da te sola, per conto tuo. Avanti, dammi il nome. Un sistema, ma io dei nomi ce ne non sono, e se lo do a te domani, come mi chiamo? Avanti, come ti chiami? Ma io mi amo davvero, e sono l'altro che mi amano. Come ti chiamano? Assunta. Oh, veramente? Veramente, io mi amo Sebastiana, ma siccome il mio padrone quando mi prese al suo servizio mi disse, guarderete il bambino, vi do 100 lire al giorno, e da domani siete Assunta. Ora, vero? A me mi risuona male, ma di fronte a 100 franchi al giorno, mi posso chiamare anche Archimede. Dunque, abbiamo detto Assunta figlia di Mimà. E chi è Mimà? E chi la conosce? Ma come, non la conosci? No, è tua madre, no. Io conosco la mia, ma forse la tua l'avrà mia conosciuta mio padre, Ma siamo oltre, dunque, tua madre sarebbe... La moglie di mio padre. E tuo padre sarebbe? Il marito di mia madre. Ma tu vedresti è bel tipo, sai? Sì, fa il garzone del macellaio. Senti. Una volta lo mandò una macelli con una vacca e siccome quello la doveva ammazzare, se aveva un occhio storto, il padre lo guardò e poi gli disse, «Ehi maestro, ma cosa fai? E finché dove guardi? Allora aspetta, mi metto dove la vacca?» Beh, tu cerchi di imbrogliarmi con le chiacchiere, ma non mi avrai dato mica il nome falso! Io? Ma se ne vai, succedi lo batti in terra, svolta! Ricordati che io sono della volanda americana. Accidenti, e dall'America sei venuta a volare qui? Qua, io per proprio mercato su maccheroni. Stamani mi è scappato il canarino, guarda se me lo ritrovi. Non scherzare, e ricordati che tu stai davanti alla forza. No, devi essere carnera, che pesci! Dunque, riepiloghiamo, tu dove sei nata? In un letto, Santa pazienza, voglio dire, dove sei venuta alla luce? No, la luce non c'era, ci avevano tagliato fili perché noi si pagava male. Io nascesi a lume di Andela. Ma si può sapere di che paese sei? Della rotta. E chi l'ha rotta? E chi l'ha rotta la pagherà. Guarda che ti prego. Guarda, giusto mi ci prudevi sulla spalla. Non fare dello spirito. Ho che mai preso? Per la distilleria Benvenuti, quella dello stop, Vada, non insinuare. Sappi che io sono un uomo corretto. Ora ti guardo bene, e di fatti ammettiti un cucchiaino in bocca. Una scorgia di limone su un orecchio, sembri proprio un ponce a vela. Andiamo avanti. Sì, basta che tu mi venga addosso, Dove abiti? Con la mia sorella. E tua sorella dove abita? Con me, E tutte e due dove abitate? Insieme. San Gennaro è benedetto, tu mi stai prendendo per il bavero. Io ti starei fresca, l'hai tutto unto. Guarda che poi va a finire che gli ti porti in camera. Ma a me in camera? Ma te ci volevi mettere qualcuno di casa tua? Non fraintendere, in camera di sicurezza. Bene, almeno lì sarò al sicuro dalle arrozze e da filobuzzi. Ma con questo non ci si fa. Quanto sei spiritosa, dunque dove abiti si può sapere? In via del Leone, così ha paura, non ci viene. E dove sarebbe questa via del Leone? Ecco, sarebbe, senti, fra via del Fagiano, via della Lepre, sì, vicino alla Rondinella, lì accanto a via dell'Olio. Ciao, sono via Fagioli di casa. Hai capito, abitante al parterre. No, lì ci starei te, con Gigi Balla e le scimmie. Guarda che la pazienza ha un limite, fuori le carte. Sì, come le vuoi, da scopa o da ramino? Non scherzare, tu hai capito, fuori le tessere.
Ma io so quelle annonari e sole. Voglio dire la tessera di riconoscimento. Ah, l'alta d'indegnità. Sì, quella simpaticona, bella, amore mio. Ehi, Nino, butta giù le mani, sa, perché se ti vede il mio Renato, ti contusiona gli occhini. Renate. Renate. C'è poi da ridere, sa, Renato, sì. Tu punito Dio, sì. O come lo volevi, lustrato col sidolle? Che peccato, perché tu mi piacevi tanto. E io vanto ampi, e invece te, E gira bimba, e gira, chi non viene riprender volo, ritorna laggiù a Hollywood, e io ti rivedo sul lenzuolo, la 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 la.